Radio Radicale, siamo con Antonio Zennaro, deputato della Lega, è grande esperto di questioni legate ai mercati finanziari, per parlare con lui della guerra russo-ucraina. Innanzitutto volevo chiedere, prima di entrare nell'argomento che vogliamo trattare, le volevo chiedere, noi abbiamo visto ieri questo grande applauso del Parlamento europeo che ha, diciamo, dato il voto favorevole per l'attivazione del meccanismo per far aderire l'Unione e l'Ucraina all'Unione Europea. Allora, si dovrà esprimere il Consiglio Europeo. Allora, è possibile questa prospettiva al di là degli aiuti che noi stiamo dando a questo paese e alle sanzioni? Beh, intanto si parla di candidatura, di accettazione alla candidatura, quindi questo è un percorso lungo, prevede tutta una serie di obblighi, condizioni, di riforme, quindi non lo vedo come sia una cosa immediata, quindi è un percorso che sarà graduale, poi bisogna vedere anche la situazione, insomma, geopolitica. Quindi è un percorso lungo, secondo lei? Sì, perché comunque tutti gli ingressi e i processi di adesione all'Unione Europea non sono processi settimanali o mensili, cioè richiedono un percorso pluriennale, ma credono, cioè è necessaria anche tutta una serie di riforme, di adeguamenti della normativa interna degli stati, quindi non è immediato. Senta, quanto sono efficaci le misure che noi stiamo attuando nei confronti della Russia? Qualcuno ha definito delle misure contraddittorie. Allora, in che difficoltà abbiamo messo i mercati finanziari russi che hanno accumulato in questi mesi tanto oro? È stata una strategia mirata da parte delle autorità finanziarie ed economiche russe. Allora, oggi loro sono in ginocchio o non li abbiamo ancora messi in ginocchio? Ma intanto queste sanzioni sono sanzioni pesanti perché di fatto staccano dall'Occidente la Russia sotto profilo finanziario. Altro tema è il mercato finanziario russo, che è un mercato limitato. Non parliamo di un mercato borsistico come quello russo, che è così sviluppato, inferiore a paesi anche ad esempio come l'Italia, insomma è molto piccolo rispetto agli europei, mercati europei. Detto questo, ovviamente il tema banche, sono molto colpite le banche russe, c'è un tema Non anche. tutte, per Sì, ovvi motivi. però ovviamente la Russia avrà grosse difficoltà anche le aziende russe, insomma sostanzialmente si sta staccando la Russia dall'Occidente sotto profilo economico-finanziario con le sanzioni. Quindi questo saranno maggiori costi, maggiori oneri, tenteranno delle triangolazioni con la Cina. Quindi questo ovviamente ha dei costi operativi grossi per la Russia. Allora, quanto è stata importante l'adesione della Confederazione Elvetica a queste sanzioni, che è stata una sorpresa per molti? Sì, è la prima volta che si espone così, no, la Svizzera, però è anche vero che la Svizzera ha fatto un processo di adeguamento anche delle normative, ricordiamo anche ad esempio sul tracciamento, anche parlare con le autorità europee per quanto riguarda i flussi finanziari in ambito terroristico, quindi già oggi c'è un importante scambio tra Svizzera e Unione Europea, quindi certo c'è un importante, se vogliamo, posizionamento, perché comunque ci sono anche tanti magnati russi che hanno investimenti importanti in Svizzera, quindi questo è sicuramente un dato importante da considerare. Allora, cosa potranno fare le banche che possono ancora operare con lo SWIFT? E soprattutto, come trova questo doppio livello delle sanzioni per le quali noi blocchiamo alcune banche, però ne teniamo aperte altre, quelle che ci permettono di fare i pagamenti per il gas? Beh, sicuramente c'è un tema di geopolitica delle materie prime, effettivamente se noi abbiamo comprato e dobbiamo pagare, ci sono anche dei contratti in essere che non è che possono essere stoppati dalla mattina alla sera, anche perché noi importiamo quasi il 50% del gas. Oltretutto, ricordiamo che negli ultimi anni la riconversione green significa comunque aumentare l'importazione o comunque le strategie nazionali dei vari paesi europei sul gas. Quindi oggi questo posizionamento ci mette in difficoltà in termini di approvvigionamento, quindi sotto questo profilo, perché si andava verso a carbone zero sostanzialmente e tutto, anche il petrolio, perché c'erano anche le centrali che ad esempio bruciavano gli oli
combustibili, quindi sono state chiuse o comunque dismesse anche insomma, centrali Enel, quindi questo ovviamente impone oggi un cambio di scelte. Infatti anche il Premier Draghi ha parlato che bisogna ritornare un po' al carbone, che poi i più grossi detentori di carbone sono i cinesi, quindi insomma c'è un tema di sovranità energetica. Cambiare le strategie dalla mattina alla sera può essere rischioso, se poi, come dice qualcuno, soprattutto a sinistra, danneggiamo Putin abbassando il riscaldamento, dice una cosa oltre che ridicola e non praticabile. Senta, il crollo del rublo che conseguenze avrà, tenendo conto anche delle riserve valutarie di quelle auree del russe? Io sono convinto che loro si siano preparati, quindi abbiano anche distribuito, come ha detto anche insomma, vari esponenti finanziari, a queste sanzioni. Non penso che abbiano tenuto nulla, insomma, se aspettavano una contromossa sotto il profilo economico-finanziario. Loro sono comunque produttori di materie prime, non sono un paese trasformatore, manifatturiero come noi. Quindi loro sostanzialmente hanno un'economia, una piccola media impresa poco sviluppata in Russia, quindi fondamentalmente hanno grosse imprese di Stato o multinazionali, nazionali, legati al mercato della raffinazione, delle materie prime, dei metalli pesanti, hanno qualcosina anche sui metalli rari. Questo è il loro principale fattore di anche entrate valutarie. Io sono convinto che loro comunque andranno verso di più, verso un simbiotico posizionamento con la Cina, e hanno tutta una serie di operazioni che faranno triangolare attraverso il passaggio alla Cina. Quindi loro riusciranno ad aggirarle? No, non è che aggireranno le sanzioni. Sanzioni significa che loro vanno a pagare di più per fare quello che facevano prima. Gli costerà di più, questo creerà di grossi... E si serviranno della Cina? Si serviranno sempre di più della Cina e tenteranno comunque magari invece di vendere alcuni prodotti agli europei le venderanno alla Cina. Poi e poi li rivenderà a noi? Se sono, ci sono dei materiali che è necessari. Ecco. Possono fare la stessa cosa con la Turchia? Al momento la Turchia è all'interno della NATO, quindi la vedo molto difficile. Che però loro non hanno aderito alle sanzioni. Sì, però queste sono sanzioni soprattutto di tipo economico-finanziario, però la Turchia comunque ha un posizionamento NATO, quindi sono convinto che in maniera più o meno marcata comunque avrà delle difficoltà operative con la Russia. Ecco, la corsa ai bancomat in Russia a che cosa la dobbiamo? Lì perché comunque si è svalutato dalla mattina alla sera la valuta e c'è anche avevano paura che ci fosse un cosiddetto bank run, cioè quel fallimento delle banche, cosa che non c'è stato perché comunque la Banca Centrale Russa ha garantito liquidità illimitata. Ci sarà una grossa inflazione in Russia, ma loro storicamente... Più alta della nostra? Sì, molto più alta. Loro storicamente sono abituati a alti tassi a 20-30% annuo storicamente, però... Cioè arriveranno a una condizione come quella della Jugoslavia alla fine degli anni 80? No, perché la Jugoslavia non era un produttore di materie prime, cioè loro hanno la forza che comunque sono produttori di materie prime e di carburanti e quindi sotto anche armi. Quindi anche alcune scene, secondo me, se vogliamo, no, questi elicotteri, questi anche impegno di missili, serve anche poi anche a far pubblicità di una certa... se vogliamo anche settore militare, industriale, che loro poi vendono nei paesi del terzo mondo. Quindi c'è questo tema, secondo me, anche all'interno della strategia putiniana. Ecco, il sistema bancario italiano come ci sta rimettendo? Allora, Unicredit penso che passerà dei grossi problemi. Allora, non sono d'accordo su questo, se vogliamo c'è stato un grosso vendite su tutti i mercati finanziari, soprattutto sul settore bancario e anche sul settore bancario italiano. Io non sono così personalmente preoccupato, si sono bruciati, mi sembra più di, non ricordo la cifra esatta, dovrei controllare, però miliardi e miliardi di euro. Però non è giustificato, perché intanto Intesa ha un'esposizione molto ma molto limitata sul paese russo. Unicredit un po' di più, però costituisce il 5%, 5% di tutti gli utili del gruppo Unicredit, la partecipata russa, e sono partecipate che poi si autoalimentano all'interno del paese domestico, quindi cioè, insomma, i titoli devono perdere il 30-40%, mi sembra insomma, un po' di panico nei mercati finanziari perché c'è una guerra in Europa dopo tanti anni, instabilità, però le banche italiane sono solide, hanno fatto tutti gli stress di capitale, hanno fatto tutta una serie anche di aumenti di capitale negli anni.
c'è una normativa molto stringente anche sulla concessione di crediti, cioè sarei molto preoccupato se ci fossero stati degli importanti default sul settore finanziario di banche europee, americane, questo avrebbe preoccupato, ma qua parliamo comunque sì del mercato russo, ma ripeto, finanziariamente il mercato russo è molto ma molto limitato, cioè i russi sono molto forti sotto profilo delle, perché detengono armi nucleari, però finanziariamente la Russia è un paese, cioè, che fa un PIL minore dell'Italia, ricordiamolo, quindi insomma non, io questo panico, insomma, anche ai risparmiatori, cioè, il messaggio che personalmente posso dire è che non ci sono rischi per le banche italiane, quindi sì, c'è un problema ovviamente di stabilità, ma questo non denota rischi per il settore, anzi possiamo anche in prospettiva, se è brava l'Europa, se anche il governo si fa, insomma, con l'Europa elabora una strategia anche di riportare in Italia, in Europa, tutta una serie di produzioni che oggi sono fuori, che negli anni abbiamo portato fuori nei paesi anche dell'Est Europa, nei paesi della Cina, e quindi dobbiamo ritornare, dobbiamo fare quell'operazione che si chiama il reshoring, riportare qua, e quindi anche le catene produttive sono meno dipendenti a quel punto da ovviamente forniture estere. Quanto tempo possiamo andare avanti con questo clima di sanzioni da 1936 e soprattutto, insomma, sta sfumando la ripresa? La ripresa rischia di sfumare per l'aumento dell'inflazione, che con un mancato aumento del PIL, no, fa tutta una serie di stagflazioni, insomma, aumentano i tassi, problemi. Dobbiamo cercare di evitare che i tassi aumentino, perché comunque noi oggi non abbiamo... Questo dipende molto dagli Stati Uniti? Dipenderà da come risponderà l'Occidente a tutta una serie di risposte anche, ripeto, in ambito delle domande domestiche. Però ecco, la Fed mi sembra ben disposta ad aumentare i tassi, ben disposta lo dico in senso negativo. Sì, vediamo poi quali saranno le scelte, però se oggi, cioè l'inflazione se deriva da materie prime, però io ho gli stipendi che mi rimangono fermi e io ho un problema. Problema di consumi, ho un problema anche di crescita del paese, quindi dobbiamo... Non ho più soldi? C'ho meno soldi a disposizione per andare in vacanza, per andare a comprarmi la casa, per farmi... Per spingere i consumi. Per ecco. Spingere i consumi, quindi noi siamo una società capitalista che dipende dai consumi, dobbiamo cercare di stimolare e anche, finita anche questa prima fase di tensione, andare verso una de-escalation e comunque... dare anche fiducia alle imprese italiane, la solidità del nostro sistema economico finanziario e aiutare anche con una serie di misure fiscali, secondo me, o semplificazioni, cioè bisogna anche agire per aiutare le imprese italiane a favorire anche il mercato domestico. Quest'anno ad esempio bisognerà, anche perché usciamo, no, dalla pandemia, secondo me andare in vacanza in Italia, consumare in Italia, cioè dobbiamo favorire questo percorso virtuoso. Va bene, intanto grazie come sempre Antonio Zennaro per averci aiutato a Della Lega a capire un po' le chiavi di questa crisi e di queste durissime sanzioni. Grazie di nuovo.